Ciao a tutti ragazzi, io sono Draven e benvenuti nel mio canale. Oddio, un altro canale di gaming, YouTube Italia ne è piena. Lo so, però voglio farlo e lo facciamo. A parte gli scherzi, su YouTube ho sempre voluto aprire un canale di gaming, ma non l'ho mai fatto per un semplice motivo. Timore di mettermi davanti a un obiettivo esattamente come ora. E timore barra paura ne ho tantissima ora, credetemi. Una piccola introduzione su ciò che vi porterò nel canale, commentary, gameplay, vlog, tutto quello che avete già visto praticamente su YouTube Italia con i canali da gaming, lo farò anch'io. Senza dilungarci oltre, anche perché ho già speso troppi secondi, troppi minuti per la presentazione del canale, ci buttiamo subito su Rainbow Six, sul primo gameplay. Ok, eccoci qui su Rainbow Six Siege o Siege, non so esattamente come si dica, non so da che lingua provenga il termine, insomma, dopo Rainbow Six, dopo il nome Rainbow Six, quindi diamo Siege, così ormai è utilizzato da tutti questo nome. Non fate caso al grado 81, anche perché è relativamente basso rispetto a quello che dovrei avere praticamente, che ho fatto settimane di pausa con altri titoli, non sto a dirvi. Trovata la partita, Yacht, nuova mappa, insomma, uscita da un mese forse, non ricordo, comunque insomma da qualche settimana fa. Cosa prendiamo? Vediamo cosa prendono loro. Kapkan, Frost, è classico, Jäger che l'avrei preso io, ma vabbè. Sean Smoke così in difesa attiva e via, siarano anime a non finire. Ok, ci siamo. Allora, ostaggio, ok, all'angolo, perfetto, quindi barrichiamo l'anima, cioè barrichiamo tutto qua. Sperando di non trovare stupidi, soprattutto perché in libera stanno solo quelli. Farei ranked, anzi, probabilmente porterò ranked dai prossimi video. Anche perché porterò praticamente solo video su Rainbow Six, quasi esclusivamente, almeno come titolo principale. Farei ranked, ma da solo è un po' complicato. La telecamerina che magari ce la facciamo fuori, che qui iniziano a rompere i coglioni. Allora, dove passeranno? Vediamo un po' di fare il rompipalle di turno. Molti criticano questo gioco, nel senso che lo trovano quasi stupido. Infatti molti l'hanno preso e venduto subito. Non capisco il perché. Anche perché dopo anni Ubisoft è riuscita... Ecco, uno è già morto, perfetto. Dopo anni Ubisoft è riuscita a sfornare un titolo come si deve. Credo che molti siano forse troppo abituati a Call of Duty. Anche se Call of Duty ormai è diventato il capro espiatorio di turno, ma effettivamente è così. Grande, Pretor qualcosa, Pretor 091, non so come ti chiami. Attenzione che forse riescano a sfondare dall'altra parte. Andiamo a dare un po' di supporto. Mi sa proprio di sì. No, vanno sfondando da altre parti, vediamo un po'. Sperando che non facciano boiate i miei compagni, perché già vedo troppa gente in movimento. E infatti... non ce l'ho dietro di me. E infatti... ciao bello! Ne ho anche un altro lì sopra. E un altro, lo sento correre. Però ce ne sono anche qua, perché stanno sparando, vediamo un po'. Piano piano. Ok, hanno sfondato da qua, perfetto. Qua. Ho mancato come non mai. Però gli ho ucciso la vita. Già due kill, direi che è perfetto. Uno è qua a sinistra, lo sento. Dubito che sia così stupido da aprire da qua. Quindi ci piazziamo dove, anche se siamo in difesa attiva, la vedo grigia, la vedo difficile. Maledetto bastardo, lo sentivo camminare, infatti non è a sinistra fuori dalla barricata, maledetto, è a sinistra ma sopra. Vabbè,
devo trovare una cosa di negativo su questo titolo è l'audio, cioè è fatto bene sugli effetti tipo legno, pavimento che si rompe, muri, perfetto. Però non dà profondità rispetto al suono, quindi se lo senti a sinistra però non capisci se è su o giù, a meno che tu non conosca che sopra il parquet, faccio un esempio, piuttosto che il pavimento normalissimo, classico. Tanto ne sono rimasti 1v1, Ash contro Kapkan, vediamo cosa riesce a fare il tizio, anzi diamogli una mano. Sono sulle telecamerine, distrutte tutte, giustamente quelle chiave, vediamo cosa fa. Dai, 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 che ci serverà, forza. C'è a sinistra, svegliati, c'è a sinistra. Ce l'hai a Siamo a sinistra. 15 secondi. 10 Probabilmente vorrà aspettare, secondi vederlo iniziati. passare per killarlo, vediamo se ce la fa. 7 secondi, 6. Restano 5 secondi. Forse ce la fa. Ce la fa. Stupido Ash, praticamente stupido. Oddio, stava per morire. Quanto ha rischiato? Quanto ha rischiato? Wow, però comunque abbiamo vinto il primo round, quindi ok. Adesso attacchiamoci, prendiamo subito Ash. Ok, perfetto, così non ce lo fottono. E ostaggio, quindi ci portiamo le fumogene piuttosto che le cariche eruzione. Per un semplice motivo, così evitiamo di uccidere, insomma, l'ostaggio, ma più che altro perché su sta mappa non c'è molto da sfondare a livello di finestre, comunque ingressi, muri e via dicendo. Se ce la giochiamo bene, anche perché è un bel team, Buck, Sledge, Termite, Thatcher, Ashe, ci sta tutto. Vediamo come si comportano. Andiamo a cercarci subito l'ostaggio. Aspetta, ha detto sta. Il nemico ha trovato sala motore, quindi è giù. Scendiamo da qua. Ok, quindi l'ostaggio è Ostaggio individuale. esattamente lì, perfetto. 10 secondi Non mi ha all'inserimento. visto? No, non ci credo. Vabbè, mi ha ignorato, meglio per me. No! Ancora Maledizione. 5 secondi. Volevo nascondere la telecamera, ma non ce l'ho fatta. L'ho Ok. trovato. Vediamo come si comportano i nostri compagni. Maledetto. Ha fatto la cosa giusta. Termite. Termite. Per favore, termite. No, non si muove il termite. Vai, ci muoviamo da soli, capito? Va? Allora, sala motore. Ok, siamo praticamente sopra l'ostaggio, però non sente praticamente nulla perché ci sono i motori di mezzo. Aia, 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 aia. Ma dove cazzo l'ha preso? Da giù, per forza. Da giù, per forza. Che cazzo è? Non capisco da dove mi ha preso. Ok, compagno. Morto il termite, perfetto. Abbiamo perso l'operatore chiave della squadra. Ho barricato tutto e non so dove sia. Cade. Vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Ok, l'ostaggio lo vedo. Grande. Aiaiaiaia, smoke. E lì a sinistra per forza. È l'unico punto da cui mi poteva tirare la smoke effettivamente è quello. Maledetto, no? Però l'ho sentito, so che c'è. Brutta situazione. Anche perché fondamentalmente sono da solo! Ucciso, grande. In pre-fire. Mettiamoci via l'ostaggio, va. Via, 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 fuggi, fuggi, fuggi. No, è chiuso! Ostaggio recuperato. Aiuto, Andiamo aiuto, per aiuto, il aiuto, secondo. aiuto. Copertura, copertura, via, 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 via. Ah! Sono dietro, 30 di vita. Via, grande! Grandi Ostaggio ragazzi, così. eliminato. Missione da Così si tappone porta via finita. un ostaggio, così, così. Fumogene via. Questo gli è sceso l'embolo, questo era fermo abbastanza inutile soprattutto. Vabbè, ok. Allora, ci piazziamo le trappoline. Una qua, diretta sull'ostaggio. E questo è il casino, giusto? Sì, il casino. Perfetto. Posizione ostaggio compromessa, Piazziamo tenetevi qua. pronti. Protezione
cafetteria. E l'altra, dove cazzo la piazziamo qua? Ad incrociare, via. Poi, filo spinato. A fuori, c'è un'altra. Non riesco a prendere, non riesco a prenderla! Vaffanculo. 5 secondi. Mi vuole trollare la telecamera, me lo sento. Non lo becco l'ostaggio, ti è andata male. Ah, una sola finestra, bot. Oddio, comunque fuori, ok. Ok, uno è fatto fuori. Andiamo gli altri. Fabios che sopra, rook. Cioè, il rook in difesa attiva non si può vedere, è inguardabile. Grande! Mi fa ricredere su quello che ho appena detto. What? Fatemi sapere voi nei commenti soprattutto che cosa utilizzate su Rainbow Six, come giocate, con quali operatori di difesa d'attacco, perché sono curioso anche per capire se effettivamente posso cambiare l'approccio alle varie mappe e alle varie modalità. Intanto il Frost si è fatto anche uno, quindi perfetto, è rimasto uno, questa è praticamente vinta, una partita vinta 3-0 così secco, a meno che non si faccia la pro gamerata del secolo, 3 contro 1. Vediamo difficile rispetto a come hanno giocato gli altri due round. Grande, rook in difesa attiva che si fa 2 kill, sono 2 kill praticamente questa partita. Mi ha fatto ricredere su ciò che ho detto, rook in difesa attiva, il top. A parte che a culo ha preso, non sa neanche lui come. Però ok. Ok, la partita è terminata, abbiamo anche vinta, quindi perfetto come inizio di questa avventura su YouTube. Voglio lasciarvi così, nel senso voglio darvi il primo input del canale per capire un attimino se può piacere, se io posso effettivamente riuscire a fare qualcosa di carino. Quindi, senza dover raggiungere nient'altro di importante, a meno che non mi sia dimenticato qualcosa, ma ne dubito fortemente, lasciate un bel mi piace di supporto, commentate qui sotto, condividete il video con insomma, i vostri amici se vi è piaciuto, fatemi sapere i vostri pareri, sia sul gioco, ma soprattutto sul video, se vi piace, se vi piace l'idea che possa nascere, diciamo, l'ennesimo youtuber da gaming, ecco, su YouTube Italia. Niente, al prossimo video quindi ragazzi, sperando che insomma vi iscriviate se non l'avete appena fatto, se non l'avete ancora fatto, e al prossimo video, ciao!